segue ogni settimana, so che siete tanti, avete sicuramente notato che il mio inizio trasmissione è un po', insomma, meteorologico, nel senso che facciamo riferimento purtroppo alla situazione che stiamo vivendo, che in realtà non è confacente a come siamo abituati alle nostre latitudini. E l'altro giorno uno mi diceva, cioè, quando ho detto a mia moglie di fare il cambio stagione, non mi riferivo proprio a questo, nel senso che giugno non è più la stessa stagione. E così voglio dire anch'io, abbiamo un po', insomma, avuto questa sensazione di un cambio di stagione che non sta facendo proprio bene. Noi aspettiamo con trepidazione la bella stagione estiva, vogliamo andare a mare, vogliamo divertirci, però ne approfittiamo anche in questi momenti un pochettino diversi dal punto di vista meteorologico per rimanere a casa, seguire Target, il vostro salotto settimanale che vedete su Televideo Agrigento, l'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e anche in streaming sul nostro sito www.televideoagrigento.tv negli stessi orari di trasmissione, quindi in prima serata il mercoledì e poi nella varia programmazione settimanale, con anche un appuntamento che poi andrà a svilupparsi nei giorni successivi, ovvero con l'inserimento del link della nostra trasmissione sul canale YouTube per poterla rivedere, approfondire o comunque vederla se non avete possibilità di farlo negli orari. Oggi sarà una trasmissione Target, è la numero 19 di questa stagione, un po' diversa, particolare, perché abbiamo ospite il cartello sociale, questa importante aggregazione di associazione, di figure che, insomma, appunto, lo dice lo stesso termine, è un cartello sociale per portare avanti delle tematiche che interessano tutto il nostro territorio. Proprio nei prossimi giorni, il 17 per l'appunto, ci sarà una manifestazione, ma parleremo di questo con i nostri ospiti che voglio subito presentarvi, iniziando dalla mia sinistra, e non a caso la sinistra, dai. Alfonso Buscemi, lui è il segretario generale CGIL, accanto a lui Emanuele Piranio, segretario territoriale della CISL, Don Mario Sorce, che è il direttore dell'Ufficio Pastorale Sociale Diocesano di Agrigento, poi abbiamo Gero Acquisto, segretario generale della UIL, e Totò Pezzino, tra le altre cose, insomma, anche collega giornalista e componente dell'Ufficio Pastorale Sociale. Parleremo appunto dell'iniziativa prossima del cartello sociale, facendo anche una retrospettiva di quello di cui si è occupato e magari di come e perché è nato questo cartello sociale. Anzi, inizierei proprio subito da questo. Don Mario, perché e come nasce il cartello sociale? Il cartello sociale nasce il 28 dicembre del 2019, nella sua seconda edizione, perché la prima edizione del cartello era del 2007-2008 e c'erano sempre i segretari di CGIL, CISL e UIL con altre persone che sono ben ricordate dagli agrigentini, perché anche con loro vennero fatte tantissime battaglie sociali. Il nome, devo dire, nacque dall'inventiva e dall'iniziativa di un giornalista favarese, tuo collega Franco Pullara, che volle dare questa caratterizzazione fortemente a favore del popolo, anche se ci fu un particolare che poi mi fece ridere, perché nel primo incontro del cartello io dissi: dobbiamo essere una forza sociale dirompente. Giorni dopo fui chiamato alla Digos perché volevano sapere che cos'era questa forza. No, loro avevano, secondo me, paura, perché c'era in quel tempo e anche oggi forza nuova, quindi forza sociale, pensavano fosse un movimento di un certo tipo che potesse creare eventualmente difficoltà. E l'intento qual era? Quello di affrontare difficoltà presenti nel territorio. In maniera particolare questi amici quel giorno mi invitarono a prendere un caffè, perché per una considerazione e una mancanza il cartello doveva tornare in campo. La considerazione qual era? Mancavano ormai delle cabine o la cabina di regia, perché erano state soppresse le province,
e le province facevano prima da cabina di regia delle varie realtà del territorio, si era trasferito, mancando questa, alle Camere di Commercio. Con l'accorpamento delle Camere di Commercio e decentrando l'attenzione da Agrigento in altre realtà, mancava proprio una cabina di regia. Si chiedeva che il nostro cardinale e quindi la diocesi, e in questo caso l'ufficio di pastorale sociale, perché collaboratore dell'arcivescovo per questo ambito, le problematiche di carattere sociale e del lavoro, potessero assieme ai sindacati svolgere questo ruolo trainante nei confronti delle altre realtà associative presenti nel territorio, non ultime anche le forze politiche che avessero voluto con noi lavorare per il bene del territorio. E nella prima iniziativa forte che il cartello farà, la marcia del 25 gennaio del 2020, che senza voler esagerare è stato un vero e proprio successo, perché ce lo ricordiamo benissimo. Non mi ricordo l'Agrigento manifestazioni di carattere sociale portate avanti con quella partecipazione. Il successo fu determinato non solo dalla partecipazione dei sindacati CGL, CISL e UIL, dell'ufficio di pastorale sociale del lavoro, di diversi miei confratelli come pastori delle parrocchie, di tante associazioni, ma anche di quasi tutti i sindaci della nostra provincia. Probabilmente mancava soltanto Martello, l'allora sindaco di Lampedusa, per ragioni logistiche, ovvie, insomma, certo. E iniziamo un percorso che potremmo dire virtuoso, perché assieme a una figura che poi ha appoggiato e dato forza al cartello, il prefetto del tempo, il dottore Dario Caputo, iniziamo una serie di incontri nei quali si affrontavano le diverse difficoltà, strade, spazzatura, acqua, le deficienze che c'erano in questi ambiti. E proprio in questa trasmissione approfondiremo anche quello che è stato fatto, se si è raggiunto naturalmente qualche obiettivo e quello che si propone di fare. Alfonso Buscemi, ma c'è una controparte oppure c'è una collaborazione più ampia? Nel senso, il cartello sociale si pone contro qualcuno o si pone assieme a qualcuno? Il cartello sociale si pone a fianco dei cittadini, cittadini quali tutti ormai, tranne qualche ricco della nostra terra, scopre giorno dopo giorno i guasti, i drammi di quello che è il venire meno di una assistenza sanitaria come noi l'abbiamo conosciuto quando nasce la legge che regolamenta appunto il Servizio Sanitario Nazionale. Successivamente quella legge viene modificata creando 20 con una per ogni regione, sistemi sanitari. Oggi c'è l'impazzimento. Io credo che non esiste un solo cittadino in Sicilia, ma purtroppo anche fuori, che ogni giorno non scopre che il venire meno del finanziamento, il potenziamento di questo servizio sanitario, costringe ad andare in farmacia a comprare le medicine. Servizio sanitario che è appunto l'argomento della imminente manifestazione programmata per il 17 giugno. Esatto, noi con quella manifestazione vogliamo fare riflettere i governanti a tutti i livelli, quindi governo Sicilia e governo nazionale, che ormai siamo al collasso. È un collasso che proviene da una mala amministrazione che parte negli ultimi anni, credo almeno da un decennio a questa parte, per arrivare al collasso oggi. Perché arriviamo al collasso? Perché assieme al mancato finanziamento, seppur anno dopo anno, lentamente, perché lo stanno facendo morire di inedia, non è che chiudono il servizio sanitario, venendo meno i finanziamenti significa che sempre più medicine sono a pagamento e non c'è più il servizio sanitario. Tante medicine che sono cosiddetti mutuabili hanno un ticket esoso. Il blocco delle assunzioni ormai da tanti anni fa sì che manca in provincia di Agrigento circa il 40% del personale. E quello che c'è a volte scappa? No, a volte, spesso, giorno dopo giorno, medici, vincitori di concorso pubblico in servizio, nel servizio sanitario all'ASPI di Agrigento, se ne vanno perché tutti i drammi e l'esasperazione dei cittadini vengono scaricati su un povero lavoratore che magari dopo due, a volte anche più turni,
si ritrova da solo, si ritrova impotente rispetto a una richiesta e a una lunga fila, di conseguenza preferiscono andarsene. Questo è il tema della manifestazione di giorno 17, quindi il prossimo argomento che il cartello sociale affronta. Ma facciamo ancora un passo indietro, lo aveva accennato Don Mario poco fa in quella manifestazione del gennaio del 2020. Totò Pezzino, il popolo ha risposto, la città ha risposto, forse c'erano troppe persone, nel senso che non ve l'aspettavate? Non è che non ce l'aspettavamo, non aspettavamo che si aggregassero in questa manifestazione anche coloro ai quali diciamo erano gli interlocutori, gli interfaccia di questa dovevano protesta. Dovevano essere magari la controparte. Perché invece si sono uniti tutti, parlamentari nazionali, regionali, assessori in carica, quindi hanno preferito tutti cavalcare la tigre assieme a noi. È stata sicuramente, come diceva Don Mario, una manifestazione che per Agrigento è passata alla storia per la partecipazione così ampia. Il tema principale era l'infrastruttura, quindi la viabilità. Erano le infrastrutture, ma tenete conto che non era facile arrivare lì, perché siamo partiti dalla rotonda sotto il Tempio della Concordia per fare un lungo tratto della strada 640, quindi c'erano difficoltà di raggiungere il posto diciamo del concentramento, poi anche fare tutta questa strada, quindi anche andare a riprendere le macchine, lasciarle a una certa distanza, i pullman, non era agevole. È stato un successo perché lì veramente si è registrata una grande concordia con i sindaci, con le associazioni di categoria, con il mondo della chiesa, il mondo della scuola, dell'università. C'è stata una partecipazione veramente molto ampia e anche, dobbiamo dire, spontanea. Perché... Ma Don Mario, la voce è stata sentita, cioè dal 2020 ad oggi, almeno dal campo delle infrastrutture, della viabilità, si è ottenuto qualche piccolo risultato? O è la voce per citare qualcuno che grida nel deserto? No, per quanto riguarda i risultati che ci sono stati da quel momento fino a qualche mese fa, sono stati anche notevoli. Prima di tutto abbiamo trovato un interlocutore validissimo nella figura dell'onorevole Cancellieri, che era prima vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti e poi sottosegretario, che se in un primo momento potevamo pensare potesse essere la controparte, invece si è rivelato il nostro primo collaboratore, perché è venuto più volte sul territorio a osservare, registrare e far intervenire perché alcune deficienze si superassero e laddove è stato necessario anche si ripristinassero. Parlo del ponte di Petrusa, parlo della galleria di Santa Lucia. Io credo che il ponte di Petrusa sia veramente stata una conquista del cartello sociale, o comunque nell'accelerare i tempi, ecco. Sì, una conquista, accelerare i tempi no, perché il ponte non si voleva fare. Il ponte era stato demolito e non si doveva ricostruire. Ma anche il discorso sul Morandi, l'idea che balenava subito dopo la caduta del ponte di Genova era quello di abbattere anche il Morandi. Il fatto invece che poi si sia intervenuto in maniera differente, rafforzando i piloni, facendo un totale macchiage dello stesso ponte, una parte ancora in corso di ristrutturazione, ma l'altra metà è stata riaperta, e quella è una bretella fondamentale per il traffico non solo della città ma anche delle zone limitrofe, ma anche altre realtà. Noi abbiamo attenzionato il ponte di Milena, perché lì si interrompeva la circolazione verso Palermo e già c'era il grande problema di tantissimi semafori sulla 189. Al chilometro 18 della 640 c'era stata un'interruzione, manca aperta la superstrada, già presentava problemi e il viceministro è intervenuto e ha risolto il problema. C'è stata un'accelerazione di quei tratti che ancora ritardavano, soprattutto della 640,
anche perché Cangellieri era di Caltanissetta e quindi la parte mancante era proprio quella del suo territorio. Quindi diciamo che un certo riscontro si è avuto. Ma parlando sempre di viabilità, quindi di collegamenti con Agrigento, capitale della cultura 2025, ritorna in primo piano la questione aeroporto. Emanuele Piranio, può essere oggetto anche questo di discussione per quanto riguarda appunto i collegamenti e la viabilità della nostra provincia? Come dire, no. L'aeroporto potrebbe essere veramente un elemento propulsivo per lo sviluppo del territorio, ma non solo dal punto di vista economico, nella veste più ampia che si possa guardare. Uno, il turismo, è inutile dire, le imprese che insisto, ci sono belle imprese ancora nel nostro territorio e molte fanno parte pure di multinazionali. Ma come ricordo sempre un dirigente francese di una nota azienda del territorio che diceva che lui faceva in un'ora e mezza Bordeaux-Palermo e poi per raggiungere Agrigento ci impiegava 2 ore e mezza. E se vogliamo che le imprese possano, imprese non solo industrie ma anche le imprese del turismo, possano venire a investire nel territorio, è chiaro che dobbiamo mettere a servizio di queste imprese tutta una serie di infrastrutture, che passa sicuramente per la rete viaria, che potrebbe passare anche per un aeroporto. Io capisco che aprire un aeroporto in un territorio al centro della Sicilia dà fastidio, sicuramente, perché questa è solo politica finanziaria di aeroporti già esistenti, quale Catania, quale Palermo, dove tra l'altro a Palermo ci sono ALE. Salvaguardare quei business, salvaguardare quegli e venire a mancare un mercato che potrebbe raggruppare Agrigento, tutta la fascia del Nisseno, dell'Ennese, significa dare una bella batosta a questi aeroporti. Io credo che si debba anteporre il bisogno del territorio e non agli schemi economici delle grandi aziende o dei grandi apparati. E credo che anche la micro circolazione, la microviabilità ne ha risentito, lo avete accennato anche voi relativamente alla dismissione tra virgolette della provincia, l'ente provincia che era quello che gestiva appunto la gran parte della viabilità del territorio, e abbiamo veramente alcune situazioni in provincia che sono difficilissime. Gera, questo. Sì, tra le altre cose è stato proprio l'assenza della ricostituzione del cartello sociale, quindi parlavamo della manifestazione del mese di gennaio del 2020 che è stata proprio incentrata su quelle infrastrutture spesso e volentieri che erano attrazione dell'ex provincia, che non funzionavano più, che non erano più nelle condizioni di poter offrire ai nostri cittadini una viabilità degna di questo nome. E devo essere sincero, il cartello sociale in questi anni, con il proprio impegno, con la condivisione sia delle organizzazioni che ne fanno parte, e nonostante possiamo avere un modo di essere diversi, però accomunati da un'unica motivazione, che è quella di salvaguardare i diritti dei nostri cittadini, dei nostri comprovinciali, ha fatto sì che comunque abbiamo cercato di muovere le acque. Penso che il lavoro che abbiamo fatto ha portato i suoi frutti, lo dicevano bene i miei colleghi, sia sul fronte delle infrastrutture, sulla viabilità, sia sulla sanità. Non ci stiamo solo impegnando oggi con l'organizzazione della manifestazione di giorno 17, lo abbiamo fatto in tempo di Covid, perché è giusto ricordare che il cartello riprende l'attività nel 2020, poi ci siamo bloccati stesso anno per il 2020, però già da casa abbiamo fatto in modo che sempre l'intervento del cartello sociale volgesse verso la direzione giusta, che era quella di tutelare i cittadini con una buona sanità. Quindi la sanità, ritorniamo su questo argomento perché lo riteniamo centrale in un territorio che ha fame di tutto. C'è un territorio che ormai è dimenticato dalla politica. Quindi torniamo all'attualità del cartello sociale, a questa grande manifestazione di sensibilizzazione che è stata programmata per il 17 di giugno. Sanità al centro dell'attenzione, per chiedere cosa, Don Mario? Intanto
noi presenteremo una piattaforma che potremmo chiamare di rafforzamento di tutte le realtà presenti sul territorio. Qualcuno pensava che fare una battaglia di questo tipo volesse soltanto rafforzare la realtà ospedaliera di Agrigento. Nella maniera più assoluta, noi abbiamo a cuore tutti gli ospedali presenti nel nostro territorio, partendo da Agrigento per arrivare a Licata, passando per Canicattì, Sciacca e anche le cliniche che ci sono sul nostro territorio, che offrono, come Santo Stefano e altre realtà, un importantissimo servizio. Quindi poco fa diceva Alfonso il rafforzamento di quella piattaforma di operatori che vede il 40% in meno. Ci diceva qualcuno, se sbaglio mi corrigerete, che sul territorio regionale sarebbe necessaria una cosa come 4.800 unità, attualmente invece lavorano soltanto 2.200 unità nelle nostre realtà, quindi meno della metà. Io penso ogni volta, perché ci sono stato da cittadino per i problemi di salute o ad accompagnare qualcuno, che i nostri pronto soccorso sono al collasso anche e soprattutto per carenze di operatori, oltre naturalmente di strumenti e anche di stanze da destinare al pronto soccorso. Andare nel nostro pronto soccorso di Agrigento è davvero un'impresa, perché lì rischiano i medici di essere presi a legnate laddove non si interviene nell'immediato. Ma cosa possono fare due povere persone e due infermieri, due medici e qualche altro che le aiuta, con un'utenza che dovrebbe servire quasi 300.000 cittadini in questa porzione di territorio? Approfondiamo questo argomento, però prima sicuramente i nostri telespettatori hanno visto che i miei ospiti hanno questa, chiamiamola così, casacca, ecco, che contraddistinguerà la marcia di giorno 17. Candidamente bianco il fondo, con credo che sia questa goccia che sia caduta e poi si sia espansa. È così, Don Mario? Sì, è il simbolo della mala sanità. Il sangue può essere elemento vitale, donare sangue è sempre donare vita, ma quando si disperde è certamente simbolo anche di morte o di approssimarsi alla morte. L'idea è di... L'idea è di Don Mario, perché l'idea del gilet è venuta dall'emulare i nostri fratelli francesi con il gilet arancioni, e proponemmo il gilet giallo nella marcia del 25 gennaio. Fu un successo, perché anche visibilmente vedere tutte le persone con la stessa casacca significa che c'è un unico intento, che almeno in quella circostanza ci accomuna. Ma una cosa vorrei sottolineare, vale per tutti gli argomenti, non solo per la sanità. Mi auguro che valga anche per la sanità. Se c'è stato un successo nel cartello è perché, e questo lo ha sottolineato nel suo saluto il prefetto Cocciuva, ha visto la collaborazione non solo dei sindacati CGIL, CISL, UIL e la pastorale sociale, ma anche dei sindaci che hanno creduto nelle battaglie che abbiamo fatto, degli onorevoli della regione e della nazione, senza guardare alla loro colorazione particolare e politica, che hanno creduto in quella particolare battaglia, alle varie associazioni che sono scese in ogni circostanza accanto a noi e soprattutto accanto del cittadino, ma principalmente del cittadino, che deve ricordarsi che questo territorio gli appartiene e deve tornare ad essere protagonista, non vittima in questo caso della mala sanità o della mancanza di infrastrutture o della mancanza di un aeroporto. Quando una persona che era presidente dell'ENAC, e credo che sia ancora quella, si permise di dire che l'aeroporto ad Agrigento era una pia illusione, io mi permisi di dire in quella circostanza, presente lui, che avrei avuto il piacere che lui vivesse in una realtà simile alla nostra, dove per andare a prendere l'aereo almeno occorrevano 2 ore a quel tempo. Fare l'aeroporto ad Agrigento non è togliere niente a nessuno, è rafforzare il territorio siciliano, perché creerebbe un triangolo virtuoso che permetterebbe alle realtà che sono sovra caricate di essere snellite e di permettere al cittadino di avere un servizio necessario e di fare meno viaggi della speranza, necessario. Bene.
Ritorniamo alla sanità, quindi centriamo e focalizziamo il nostro obiettivo e il nostro incontro con il cartello sociale sulla manifestazione che noi andremo a fare il giorno 17. Alfonso, andiamo nel particolare, andiamo insomma a sviscerare quelle che sono le problematiche, le proposizioni, ma anche le interlocuzioni, cioè mi fa piacere che Don Mario dice che c'erano gli onorevoli regionali, gli onorevoli nazionali, ma in realtà poi sono loro quelli che dovrebbero votare o firmare per qualcosa, no? Assolutamente sì, da lì parte. Tutto parte da chi ha il potere legislativo di mettere più risorse a disposizione nel servizio sanitario, di legiferare per eliminare il blocco delle assunzioni, perché il primo dramma, noi abbiamo due problemi nella sanità siciliana in particolare, oltre che quella italiana, ma in particolare siciliana. Uno è la mancanza di personale e la seconda è la riduzione costante delle risorse. Allora, se tu metti il tetto di spesa del personale e non fai le assunzioni, diceva Don Mario, noi ci troveremo con due medici al pronto soccorso, ci troveremo con i reparti che non hanno più medici e ci troviamo alla presa in giro del gioco delle tre carte. C'è un pronto soccorso in un ospedale, in uno dei cinque ospedali che necessita di un medico, e allora prendiamo da un altro ospedale un medico e ce lo mettiamo. Il tempo che i cittadini si rendono conto che l'altro pronto soccorso è rimasto senza il medico e lo prendono da Sciacca, poi da Sciacca lo portano ad Agrigento e il giro vizioso c'è sempre. Quindi bisogna eliminare il tetto di spesa, fare le assunzioni, riempire le dotazioni organiche e mettere a disposizione dei cittadini un servizio di qualità. Territorio, perché pronto soccorso sono sempre pieni? Perché gli ospedali sono sempre pieni? Perché anche per una banale caduta, anche per una banale visita che ti crea una preoccupazione, tu sei costretto a dare a pronto soccorso, perché le guardie mediche non sono nelle condizioni di dare nessuna risposta rispetto a un tema che può anche creare un allarme, e quindi puntualmente chi si reca per un primo esame alla guardia medica ti viene dirottato lì. Bisogna rafforzare la medicina nei territori. Quello che dici tu mi sembra un po' che forse bisogna rifondare la sanità almeno nel nostro territorio, almeno nella Pirana. Ristrutturare. Non è un compito semplice. Partiamo da un fatto che il sistema va verso la distruzione già da diversi anni, il processo distruttivo del nostro sistema sanitario nazionale e quindi anche quello regionale parte da diversi anni. Leggevo da qualche giorno fa così, tutte le aziende sanitarie, tutte le strutture sanitarie convenzionate che abbiamo noi in Sicilia, sono oltre 2000, quasi 2200 strutture convenzionate in Sicilia. Sostituiscono alla sanità pubblica? Assolutamente sì, ma poi ho preso la Lombardia, voglio vedere quanto strutture sanitarie ci sono in Lombardia convenzionate, sono poco più di 1000, 1025, 1027. C'è qualcosa che non quadra nel vero senso della parola, cioè la Lombardia che serve non solo i lombardi ma persone di tutta Italia, come da quindi assistenza sanitaria in tutta Italia, in tutto lo stivale, praticamente ha meno strutture convenzionate rispetto alla regione Sicilia. Questi sono dati ufficiali, sono quelli a Lombardia erano aggiornati al 2022, quindi nel sito della regione Lombardia, quelle che ho detto della regione Sicilia sono proprio nel sito ufficiale della regione Sicilia aggiornate al 2021, quindi non mi sto inventando niente. Quindi c'è una scarsa attenzione rispetto a quella che è le strutture sanitarie pubbliche e una sorta di virare verso quelle che sono le strutture private, che non sono accessibili a tutti, ricordiamocelo, non sono accessibili a tutti, e quindi non si può garantire l'assistenza sanitaria opportuna per tutti in ugual modo, quando invece l'assistenza sanitaria è un diritto per tutti, indipendentemente se sono imprenditori, ricchi o persone di umile origine. Dico di questo, la ristrutturazione, fin nel corso degli anni, c'è stato un taglio verticale, i tagli verticali fanno male. Realmente le politiche
tra virgolette, atte a ottimizzare i processi sanitari, dovevano essere indirizzate ad andare a vedere quelle che erano le lacune, le criticità, e quindi praticamente andare a rafforzare dove c'erano le criticità, andando a sopperire quelle che potevano essere le politiche, per esempio, di acquisizione o le politiche di gare d'appalto, quindi volta al risparmio, cioè al taglio di quelle cose che non servivano, ma a rafforzare quelle che sono le priorità per l'assistenza sanitaria pubblica. Nel corso degli anni abbiamo visto il dimezzamento del personale, ambulanze che non ci sono, ambulanze ripristinate, strutture fatiscenti o comunque in perenne. Andiamo al pronto soccorso negligente, ne prendiamo purtroppo causa di un incidente di mio figlio col motore, ho avuto anch'io la mia giornata al pronto soccorso, sto parlando di manco un mesetto fa. Sono entrato alle 10, sono uscito alle 8 e mezza di sera. Parentesi, devo essere sincero, tutto l'iter, era un codice giallo, tutto l'iter si esaurì, diagnostico si esaurì alle 13.30. Dalle 13.30 alle 20.30 ho aspettato solo le dimissioni. Io credo che sia una struttura, un'assistenza sanitaria funzionante, non può funzionare in questo modo. E quindi il cartello sociale si impegna per una problematica importante che interessa tutti indistintamente. Dicevamo la proposizione, la focalizzazione, ma anche, credo, la proposizione di alcune soluzioni. Gero, a questo. Sì, noi invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione il 17. Vogliamo che si riproponga una manifestazione con una presenza, non dico come quella del 2020, ma ancora di più. Migliore. Ancora di più. Ma poi Totò ha un'idea, perché sarà sicuramente migliore, me l'ha detta l'altra volta quando ero ospite in Target. Questa volta, Giuseppe, io perché c'è la centralità del territorio. Appunto. Cioè, siamo ma in no, mezzo alla città, ecco, sì, quindi l'altra volta parlavamo di infrastrutture, interessano pure tutti, però questa volta parliamo di sanità, parliamo di servizi alla persona, parliamo di servizi che non vengono dati, parliamo di pronto soccorso che non funzionano in tutta la provincia, non funzionano al Canicattì, non funzionano ad Agrigento, non funzionano a Sciacca. Quindi parliamo di assistenza che non viene data, e quindi penso che far sentire la nostra voce a tutela di queste situazioni che non vanno sia un obbligo da parte del cittadino partecipare. Quindi poi consegneremo quello che è il nostro pensiero, la nostra piattaforma al prefetto, per far sì che poi si possano trovare gli argomenti utili e il modo per cercare di invertire la rotta. Perché se pensiamo che con l'autonomia differenziata tutto questo viene a peggiorarsi, perché noi consentiamo con l'autonomia differenziata si viene a determinare una realtà dove nel nord vengono creati i poli di eccellenza, vengono ideate nuove tipologie di servizi da destinare non solo alle persone del nord, quindi avranno la certezza della cura, ma saranno proprio dei poli d'eccellenza costruiti ad hoc, perché non solo quelli che già esistenti, ma si stanno dando da fare per crearne altri di nuovi, da destinare agli utenti, ai cittadini del meridione e del centro Italia. Quindi noi dobbiamo fare la nostra parte, che è quello di manifestare il nostro dissenso, far capire che non ci stiamo, e far capire che noi questo territorio, oltre alla viabilità, oltre all'acqua pubblica che abbiamo avuto e che quindi che ci teniamo stretti perché l'abbiamo voluta e quindi è giusto continuare su questa direzione, dobbiamo avere anche una sanità giusta che possa dare servizi ai nostri concittadini. Totò Pezzino, come sarà organizzata, come sarà strutturata appunto dal punto di vista organizzativo questa giornata e questa manifestazione? Diamo anche delle indicazioni, insomma, semplici per chi vuole partecipare. Allora, ci sarà un concentramento a Piazza Cavour alle 9.30, dopo l'accoglienza naturalmente si organizzerà un corteo che sfilerà attraverso il Viale della Vittoria e raggiungerà Porta di Ponte. A Porta di Ponte ci saranno delle testimonianze che parleranno naturalmente del tema della manifestazione, dopodiché una delegazione si recherà in prefettura per consegnare al prefetto questo documento che è stato preparato
da parte del cartello sociale, ma sul quale naturalmente convergeranno i sindaci, la maggior parte dei partecipanti alla manifestazione. Tu mi dicevi la scorsa volta di Target, sì. Sei fiducioso in una partecipazione massiccia, anche perché se c'è stata con il disagio logistico della rotonda Giunone, sicuramente ci sarà con il fatto di essere lì, a passeggiare in città. Ecco. Lì è, diciamo, la sede del concentramento, si può raggiungere più facilmente, lo stesso corteo si snoderà per un percorso molto più breve, quindi cittadino, diciamo, insomma, è più agevole partecipare a questa manifestazione. Vorrei ricordare che il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'Ordine Nazionale dei Medici ha ricordato che tra i diritti fondanti su cui si basa la nostra Costituzione e la nostra Repubblica c'è il diritto alla salute. Il diritto alla salute per tutti. Ora, poco fa, Geroacquisto toccava il tema dell'autonomia differenziata. Con molta disattenzione della maggior parte dei legislatori, nel mese di marzo è passata una legge che praticamente ha scorporato l'assistenza dei malati cronici dall'assistenza sanitaria all'assistenza sociale. Cioè, questo vuol dire praticamente, ecco, è una forma già plastica con cui si materializza l'autonomia differenziata, che ricadendo poi sull'assistenza sociale, ci sono quelle regioni che sono ben organizzate, penso per esempio alla Toscana, al Veneto, che saranno in grado di assicurare un'assistenza anche a questi malati cronici nella maniera più adeguata. Le altre regioni non so se saranno nelle condizioni di assicurare la stessa assistenza. Quindi la nostra battaglia non è contro l'amministratore locale di turno che gestisce l'ASP di Agrigento anziché quella di Ragusa o di Viterbo. La nostra manifestazione vuole richiamare l'attenzione su questa strategia che c'è di una strisciante privatizzazione, cioè le strutture convenzionate della Lombardia, che sono la metà di quella della Sicilia, hanno una giustificazione, perché in Lombardia quella che è prevalente è la sanità privata, cioè dove la gente si va a curare perché può pagare. Non a caso la nostra iniziativa nasce un mese dopo, due mesi dopo quella che è accaduto a Milano. A Milano c'è stata una grande manifestazione proprio a difesa del sistema sanitario nazionale, e parte da Milano perché a Milano c'è una forte prevalenza della sanità privata, che poi abbiamo visto che durante la pandemia non ha dato quelle risposte che la gente si aspettava, e abbiamo dovuto fare ricorso alla sanità pubblica, tanto disastrata, ma che comunque si è difesa e ha mantenuto bene il campo. Questa goccia che vedete nel addosso, insomma, con così forte impatto visivo, può macchiare tutti noi. Tutti ne abbiamo bisogno della sanità, e proprio questo dovrebbe essere la motivazione principale che ci dovrebbe spingere a fare un tutt'uno col cartello sociale, anche insomma dal più piccolo gridare con forza la necessità di avere una migliore sanità, Don Mario. Intanto mancherebbe la coscienza di tutti coloro che rimarranno a casa, mi permetto di dire. Perché noi siamo bravi a lamentarci, un po' meno bravi poi a metterci la faccia e a partecipare ai movimenti che possano cambiare le sorti delle nostre realtà. Questo problema riguarda tutti, non c'è nessuno che possa dire, dal bambino all'anziano, che non ha bisogno di un'assistenza sanitaria migliore, ma di un'assistenza sanitaria che è diritto dal primo momento in cui l'ammalato si vede fare la diagnosi, e dovrebbe essere diritto, cammin facendo, fino alla tutto guarigione, percorso, certo. Sperando che sia guarigione, o almeno fino all'ultimo tentativo di cura possibile. Non è fattibile che ci siano persone che per avere fatto un TAC debbano aspettare 6 mesi, 1 anno nelle nostre strutture pubbliche. Non è possibile che persone che non si possono permettere, oggi non sono più costi così alti quelli del pagamento di una TAC o di una risonanza,
ma non è fattibile. Ci sono persone che continuano a vivere con 450 euro al mese, e andare a pagare 160 euro anche per una TAC significa dimezzare le necessità altre che quelle persone non si possono permettere. Quindi la macchia sarebbe sulla coscienza tanto di chi pensa di non poter far nulla, perché tanto le cose continueranno ad andare in questo modo. Mancherebbe la coscienza di quei politici e di quei legislatori che possono e debbono fare qualcosa, perché sono state mandate nei parlamenti regionali e nazionali per servire il popolo, non per servire se stessi, per servire le necessità del popolo. E qui non c'è colorazione politica, qui c'è soltanto una politica con la P maiuscola che deve assicurare a tutti i cittadini questo diritto, e mancherebbe la coscienza collettiva di tutte quelle realtà associative che non parteciperanno. Questo non lo dico perché abbiamo paura di non fare bella figura. La bella o la cattiva figura non sarebbe del cartello, ma sarebbe di questo territorio che su un problema così urgente continuerebbe a fare silenzio, e non possiamo fare silenzio. Appuntamento il 17 giugno, mi raccomando. Vorrei accantonare per qualche minuto ancora il discorso sanità per riprendere altri due aspetti che il cartello sociale in questi anni ha trattato e se ne è occupato, e volevo un po' sentire da voi, insomma, se in realtà spondavano da qualche banna, insomma. Va, per esempio, acqua, Alfonso Buscemi. Sì, la spuntiamo, l'abbiamo spuntata, ad oggi l'abbiamo spuntata, perché mentre da un lato il cittadino italiano, attraverso l'espressione di un voto al referendum per la ripubblicizzazione dell'acqua, al 92% in provincia di Agrigento, mediamente al 90% in tutto il paese, ha detto che il servizio idrico deve essere gestito dal pubblico. Noi invece ad Agrigento, ricordiamo, c'è stato un colpo di mano, una nottata da parte di un presidente della provincia che in accordo con tre sindaci hanno privatizzato l'acqua. La famosa Girgenti Acque nasce a proposito di una scelta politica precisa. Tutti ricordiamo, Girgenti Acque ci dice che c'era un servizio pessimo, che c'erano bollette esose, e poi la procura ci ha detto che c'era anche un sistema consolidato che faceva il cambio tra affari e business con la politica, che faceva invece consenso elettorale. A un certo punto il cartello sociale è sceso in campo anche qui pesantemente, gridando alla politica locale l'esigenza di mettere in pratica quello che ci è stato dato come mandato da parte dei cittadini con il referendum, e abbiamo chiesto tutti la ripubblicizzazione dell'acqua. Abbiamo avuto anche una circostanza favorevole, perché lì la procura aveva buttato a gamba all'aria, per quel barciume che c'era, quella società, e grazie anche a un prefetto, che poi si sono accavallati gli ultimi due prefetti, che hanno tenuto la barra dritta nel rapporto anche con i sindaci, alla fine questi sindaci hanno, viva Dio, deciso di fare una società pubblica, laica, la consorzile AICA pubblica. C'è stato qualche mal di pancia, c'è qualche mal di pancia. Noi lì abbiamo più volte gridato al tentativo di qualche sindaco che inizialmente voleva fare venire meno il proprio dovere di finanziare con le risorse di ogni singolo comune quella società, perché è nata da zero e i costi erano altissimi, e lì noi ancora oggi combattiamo rispetto a un tentativo di tornare indietro, perché come per la sanità, così anche nei servizi pubblici, non è che si stabilisce per legge oggi privatizzo, si levano le risorse, si crea il disservizio, c'è il malumore dei cittadini e chiamano al salvatore della patria che è il privato. Questo comporta poi aumento in bolletta, poi clientelismo, poi tangenti, poi malaffare, i cittadini pagano e non hanno un servizio di qualità. Quindi con orgoglio il cartello sociale, che, come dire, è presente in maniera misurata, noi non invadiamo tutta la sfera sociale, però quando individuiamo per il bene della nostra collettività
quel servizio è stato detto per quanto riguarda le infrastrutture, lo stiamo facendo per quanto riguarda la sanità, abbiamo individuato il percorso dell'acqua, lì noi come cartello sociale abbiamo l'orgoglio di metterci alla testa di un movimento che è, come dire, il cittadino. Perché senza il cittadino poi il cartello sociale, certo, dice bene lei, che cosa raggiunge? Grazie alla massiccia presenza del cittadino noi poi portiamo a casa i risultati per la nostra collettività. E quindi Geraquisto, è questa la strada giusta? Cioè si sta incanalando nel verso giusto, laica come gestione pubblica, come compartecipazione dei sindaci, oppure si potrebbe prospettare, come qualche malpensante dice, a un nuovo carrozzone? Allora, partiamo da un dato. Noi ci siamo interessati innanzitutto per far partire il servizio, quantomeno dare continuità al servizio, quindi far arrivare l'acqua nelle case degli agrigentini. Abbiamo dall'altro lato garantito il personale che gestiva il servizio, quindi si adoperava affinché l'acqua si aprisse e arrivasse alle case. Abbiamo individuato come cartello sociale un percorso che era quello di rendere virtuosa la gestione di AICA e abbiamo cercato nel confronto con i sindaci di spiegare che bisogna fare gli interessi del territorio cercando di migliorare la rete idrica, far arrivare l'acqua puntuale per evitare sempre la solita barzelletta degli agrigentini, venne l'acqua, quando venne l'acqua, quando venne l'acqua, venne l'acqua. E quindi cercare di creare da un sistema che è sempre stato malfunzionante un nuovo sistema che con una gestione pubblica, quindi l'interesse diretto dei primi cittadini e quindi di coloro che si dovrebbero fare testa dei problemi dei propri cittadini, delle proprie comunità, di creare non creare dei servizi, ma di creare un servizio. Lo abbiamo fatto nel corso di questi ultimi 2 anni. Certo, è stata un'impresa, non è stato facile farla partire, proprio perché la Regione ha dato un contributo ai comuni in virtù della popolazione, quindi degli abitanti di ogni comune ha avuto accesso a un finanziamento che è un credito che debbono tornare indietro. Quindi non vorremmo noi che si oltre il danno ci possa essere la beffa, cioè quello che hanno fatto, hanno preso dei soldi dalla Regione, quindi hanno finanziato AICA e ora oltre a pagare il prestito bisognerebbe pagare il disservizio. Noi siamo fiduciosi nella speranza che sia il Consiglio di Amministrazione, sia l'Assemblea dei Sindaci, sia ATI possa capire che l'importanza di questo servizio. Quindi ripeto, siccome altri territori, altre province guardano con attenzione l'evolversi o l'andamento di questa struttura pubblica per capirne se copiarla o meno, certo, come diceva Alfonso, l'intenzione di molti della politica, di un certo tipo di politica, è quello di ritornare al privato. Attraverso il privato si può avere un atteggiamento diverso anche nell'utilizzo del personale e quant'altro. Quindi ognuno di noi può capire bene cosa ci può essere dietro quello che è la gestione delle acque, la gestione dei rifiuti e quant'altro. E siamo arrivati, secondo me, un punto di svolta, specialmente negli ultimi 2 anni, perché abbiamo avviato questo nuovo processo. Noi stiamo lì attenti e vigili, perché dobbiamo cercare di non fare fallire il progetto, ma bensì dobbiamo potenziarlo. Concludo dicendo, se non si dà avvio comunque al rifacimento della rete idrica, si calcola che oltre il 40%. Perfetto, perché il problema è sta a monte anche il costo di acquisto dell'acqua. Quindi in virtù di quanto si acquista l'acqua, se ne acquista 100 ne arriva 60, il 40. Perfetto, e non solo, anche il costo di acquisto che è molto elevato. Ecco. Quindi noi stiamo attenti e vigili nel cercare di farla andare avanti. Quindi la gestione pubblica AICA, non siamo affezionati né a chi la gestisce, quindi come le persone che hanno messo, la politica
ha detto la sua, speriamo che le persone che la stanno gestendo, quindi il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Assemblea dei Sindaci, possano fare squadra tra di loro e fare gli interessi degli agrigentini. Possiamo anche parlare di rifiuti, Emanuele Perani. Sono tutti argomenti caldi nel vero senso della parola, acqua, rifiuti, viabilità, infrastrutture, sanità, sono tutti argomenti per cui si può parlare ore e ore. Quello che è stato fatto è intanto un grande lavoro a 360 gradi, sia nei rifiuti, sia nell'acqua, sia nella sanità, dando sicuramente un grande encomio a tutte quelle persone che hanno lavorato e che ci mettono il cuore e che sono tra virgolette i lavoratori di queste cose. Quindi sanità, personale sanitario, rifiuti, persone addette alla raccolta differenziata e smaltimento, acqua, chi è preposto sia all'erogazione ma anche chi è preposto alla depurazione, perché il processo del servizio idrico integrato è un processo alquanto complicato, non si limita solamente ad aprire una valvola e portare l'acqua alle case. Quando queste cose possiamo dire che funzionano? Nel momento in cui la sanità funziona e si dà a tutti lo stesso diritto in egual misura, quando l'acqua arriva H24 nelle proprie case, quando la differenziata funziona, ma soprattutto entri, dirò questo, nella coscienza di tutti, anche della popolazione, la mentalità della differenziata. Perché è facile, diceva poc'anzi Don Mario, lamentarsi, ma poi agire è un po' più difficile, nel senso che io spesso la mattina, lo vediamo tutti, ai bordi della strada, nelle aree, nelle piazzole di servizio, vediamo cumuli di immondizia. Quello non è il sindaco, è manco il presidente della regione, è manco l'onorevole. Il nostro centro civico che non c'è. E allora intanto faccio appello ad ognuno di noi che paghiamo le tasse, di chi può la fine le paghiamo, e li paghiamo quando in Lombardia, perché nelle nostre buste paghe ci sono le stesse trattenute, quindi né più né meno, forse qualche cosa in più. E allora quantomeno salvaguardiamo il nostro territorio. Siamo felici di quello che è? Sì, si può fare di più? Sì. Demorderemo? No. Continueremo noi come cartello sociale a dare la giusta attenzione alle problematiche, nell'interesse a fianco della popolazione, ma anche perché noi delle istituzioni, perché abbiamo bisogno di loro, perché loro hanno il potere decisionale e soprattutto quello di poter scegliere per il bene pubblico. Don Mario sicuramente ha un punto di osservazione ma anche di ricezione diverso da quello che possono avere i rappresentanti sindacali, e forse per questo credo che il suo impegno, l'impegno naturalmente dell'Ufficio Pastorale Sociale della Chiesa, ha una valenza se non doppia forse anche tripla, Don Mario. Io dico sempre che avendo sperimentato il lavoro con loro siamo tutti accomunati da un unico ideale, quello di servire non una categoria, perché qui non sono interessate soltanto i lavoratori dell'ambito acqua, della spazzatura, della sanità, ma sono interessati tutti i cittadini. Che poi la Chiesa abbia il ruolo di guidare queste realtà cercando di non offrire soluzioni, perché non diamo soluzioni tecniche, ma di orientare verso criteri di giudizio e eventualmente delle soluzioni che siano verso quel vivere il bene comune a vantaggio di tutti, è chiaro. Ma mi permetto di dire sulla questione ambiente che a settembre abbiamo partecipato assieme al nostro vescovo e tutte le diocesi d'Italia a quelle che sono le settimane di studi cattolici, settimane sociali che si fanno ogni 2-3 anni, 4 anni, dipende dall'organizzazione e dal tema. Il tema dell'anno scorso era l'ambiente e si trattava dei rifiuti come non a qualcosa su cui piangere o per cui piangere, ma a qualcosa che produceva ricchezza e benessere per le realtà locali. Mi spiego meglio. Eravamo a Taranto e c'erano delle imprese che, raccogliendo rifiuti e facendo vera differenziata, producevano ricchezza, non solo lavoro perché assumevano persone, ma producevano energia, producevano riciclo ad ampio raggio, producevano tutto quello che permetteva all'umido di diventare anche gas, e tutto questo era un risparmio perché si smaltiva in maniera
molto meno costosa, non si era costretti ad esportare a costi altissimi come succede purtroppo molte volte dalle nostre parti, e soprattutto creare un ambiente più pulito. La spazzatura va trattata in maniera adeguata, e se ci sono riusciti altri, perché non dovremmo riuscirci noi? Naturalmente qualcuno questo ci guadagna anche economicamente, come nel senso che ci sono termovalorizzatori, tantissime, ci sono riciclo, c'è riuso, insomma tantissime cose che certo, si possono fare. Naturalmente non tutte le scelte sono a sostegno dell'ambiente, però quelle che permettono di riciclare in maniera virtuosa creano certamente ricchezza, il tutto però con uno studio attento a non colpire le popolazioni, a creare questi siti in posti adeguati, lontani da realtà abitate, perché va salvaguardato anche il diritto del cittadino a vivere in maniera sicura anche su questo. Bene, ci avviamo praticamente alla conclusione di questo nostro incontro, che come avete sicuramente sentito è molto interessante, temi che ci colgono tutti e che interessano veramente tutti noi cittadini. E come succede sempre qui a Target, anzi adesso farò proprio due cose precise di Target, ovvero certe volte mi vesto un po' di Marzullo nel dire che fatevi una domanda e datevi la risposta. Io invece dico che magari nella trattazione degli argomenti che ci sono stati e delle domande che io vi ho fatto, magari volevate dire qualcosa che io non ho colto o comunque che non vi ho chiesto, quindi se c'è qualcosa che volete dire in più, e poi magari attaccate alla fine anche il saluto, perché a Target non si saluta dicendo grazie per avermi ospitato, arrivederci e grazie, ma no, lo dovete fare magari con un pensiero, con una frase, con una citazione, insomma con un qualcosa che resti veramente dentro e che possa sicuramente spingere i nostri telespettatori poi a seguire anche quelle che sono le vostre indicazioni. Toto Pezzino, Ufficio Pastorale Sociale Diocesano, la cosa che vorresti dire è il tuo saluto. Ma la cosa che vorrei dire è che, come è stato detto anche dai miei colleghi, che i cittadini non possono perdere l'occasione questa volta di fare sentire la loro voce, perché il diritto alla salute deve essere garantito a tutti. Quindi nessuno può restare a casa o può restare impassibile davanti all'esigenza di rivendicare questo diritto, che è uno dei più importanti, dei più sentiti, dei più essenziali per la qualità della vita. Ecco, si parlava per esempio dei rifiuti, volevo dire che in sintesi senza riciclo non c'è un sistema che può funzionare. Su questo fronte per esempio dobbiamo dire che non abbiamo raggiunto nessun risultato, lo dobbiamo ammettere con estrema franchezza. Il sindaco di Agrigento dice che lui purtroppo si trova a gestire un contratto che è stato fatto malissimo e che non consente di pulire bene la città, di raccogliere bene i rifiuti, di provvedere alla spazzatura, e quindi si rifà al prossimo contratto. Ecco, io dico che senza riciclo non c'è possibilità naturalmente di vivere in maniera decente, e se pensiamo alla capitale della cultura del 2025, ecco, dobbiamo cercare di presentarci con una città che sia nelle condizioni migliori, e lì condivido l'appello a tutti i cittadini, perché è giusto che ognuno faccia la propria parte. Grazie Geracquisto, segretario generale della UIL. Agrigento si appresta a essere capitale della cultura. Dobbiamo fare in modo di rendere questa città appetibile, di renderla bella agli occhi di chi verrà a visitarla e di renderla bella a chi la vive ogni giorno. Quindi partiamo dal 17 manifestando per un diritto che è quello di una sanità migliore, e quindi è il mio invito a tutti i cittadini a partecipare, a far sentire la nostra voce e a cercare di migliorare quella che è la nostra amata Agrigento. Salto un attimo Don Mario. Emanuele Piranio, segretario territoriale CISL. Beh, è una grande opportunità, lo diciamo sempre, desideriamo per il nostro territorio, per l'ex provincia di Agrigento, il meglio, perché è un territorio che merita davvero tanto. Abbiamo tutto, nel vero senso della parola, bisogna solamente sfruttarlo bene. Abbiamo mare, abbiamo montagne, abbiamo agricoltura, abbiamo anche, scusate, l'industria. Bisogna saperla sfruttare e soprattutto combattere per quello che ci è dovuto di diritto.
perché non possiamo abbandonare il territorio e noi che ci viviamo lo dobbiamo sostenere. Cito nella Sacra Bibbia, in Proverbi sta scritto che c'è un tempo per tutto, c'è un tempo per sorridere, c'è un tempo per piangere, c'è anche un tempo per lottare e quindi anche per manifestare per i propri diritti. Questo è un tempo che dobbiamo sfruttare al meglio. Grazie ad Alfonso Buscemi, segretario generale CGIL. Io chiudo con le parole di Luciano Lama, un grande segretario della CGIL. Dovete esserci per partecipare. Oggi è il momento di chiedere al governo nazionale e regionale il diritto di tutti i cittadini ad essere curati. La scienza ci dice che la migliore cura è la prevenzione. Ci hanno già rubato la prevenzione perché non ci possiamo più curare, perché non abbiamo i soldi per curarci, visto che anche chi lavora è ormai un povero, non riesce ad arrivare a fine mese, per cui non perdiamo questa opportunità che abbiamo di gridare ai due governi regionali e nazionali il nostro desiderio di lotta per riacquistare il diritto alla cura. Grazie Don Mario Sorce, direttore dell'ufficio pastorale e sociale della Diocesi di Agrigento. Prima di formulare un desiderio, un auspicio. C'è una teoria che è quella del cristiano anonimo, che potrebbe essere anche del cittadino anonimo, che dice: io non vado, non partecipo perché tanto lo faranno gli altri. Ma se tutti ragionassimo in questo modo, nessuno parteciperebbe. Giriamolo al contrario, che è la regola d'oro del Vangelo. Fai agli altri ciò che vorresti fatto a te stesso. Io ci sarò e darò il mio contributo. L'auspicio. I have a dream, diceva qualcuno, e cioè una sanità che non costi la vita a nessuno, ma che faccia vivere tutti nel modo migliore possibile. Grazie al cartello sociale per la presenza e partecipazione a Target, l'invito a partecipare alla manifestazione del 17 giugno e grazie ancora una volta a voi che avete avuto anche questa sera la bontà di seguirci. Buona serata.